Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio San Francesco di Nocera Inferiore, occasione importante per la città, per l'agro nocerino sarnese, perché dopo un bel po' di anni torna a calcare il prato verde dell'impianto, appunto di Viale San Francesco, una rappresentativa nazionale italiana. Stavolta è la perdonatemi il gioco di parole, della nazionale italiana di calcio femminile Under 23, che ha un Tre d'Union in panchina con l'agro nocerino sarnese, perché il CT azzurro dell'Under 23, che è anche secondo di mister Antonio Cabrini della Nazionale Maggiore, è il nocerino Rosario Amendola. Per gli amanti delle curiosità, originario del Rione Calenda a Nocera Inferiore, Rosario Amendola ha accettato con grandissimo piacere di portare qui le sue ragazze, le Under 23 del calcio femminile, in uno stage che si sta svolgendo, che si è svolto in questi giorni tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore, con le immagini che arrivano dalla tribuna dello stadio San Francesco d'Assisi. Stiamo attendendo l'ingresso in campo delle due formazioni, nocerina femminile che ospita appunto la nazionale di calcio femminile Under 23. Le immagini sono del nostro Ivan Giliberti, che ringrazio per la collaborazione, immagini che andranno poi sui canali di Media News 24 e 00 TV. Non ci hanno fornito i nomi della terna arbitrale, che dovrebbe essere una terna arbitrale ufficiale, tenendo conto delle divise. Va da sé, intanto passerei a leggere gli organici delle due formazioni in campo, partendo ovviamente dalla nazionale Under 23, che se dovesse limitarsi insomma allo schieramento in ordine numerico, schiererebbe in campo Margherita Salvi con la maglia numero 1 della Anima e Corpo Orobica, maglia numero 2 per Veronica Belfanti del Verona, con la maglia numero 3 Elisabetta Oliviero della Molassana Boero, numero 4 per Claudia Ciccotti della Res Roma, con la maglia numero 5 Aurora Galli, centrocampista e capitano della Mozzanica, con il numero 6 Giulia Rizzon, stessa squadra di appartenenza del capitano, maglia numero 7 per Katia Coppola del Milan Ladies, con la maglia numero 8 Elisa Miele del Brescia. Intanto l'applauso dei tifosi presenti accompagna l'ingresso in campo delle due formazioni, completo l'opera almeno delle titolari della nazionale Under 23, con la numero 9 Francesca Pittaccio della Roma Calcio Femminile, maglia numero 10 per Manuela Giuliano del Mozzanica, formazione che ha fornito gran parte delle atlete convocate dal CT Rosario Amendola, maglia numero 11 per il gioiellino di casa Giuseppina Moraca, classe 96, della quale il tecnico Rosario Amendola appunto parla, dice un gran bene, Giuseppina Moraca, che veste la maglia del Napoli Calcio Femminile. In panchina con la numero 12 Noemi Fedele, con la numero 16 Elena Pisani, Eleonora Piacezzi con la 14, Ambra Pochero con la 13, maglia numero 21 per la centrocampista Giulia Baldini, maglia 19 per la Enrico, Chiara Eusebio con la 18, Francesca Mellano con il 15, Cecilia Re con il 17, Raffaella Barbieri con il 20, Micaela Cambiaghi con il 23, Eleonora Goldoni con la maglia numero 24. Per quanto concerne la nocerina calcio femminile, ovviamente tenuta strisce verticali rosso-nera con pantaloncini neri e inserti rossi, calzettoni neri alla sinistra ovviamente del teleschermo. La formazione di partenza vede con la maglia numero 1 Anna Sicignano, numero 2 Francesca Scariato, numero 3 Angela Carbone, numero 4 Francesca Mancusi, numero 5 Federica Dauria, centrocampo nel ruolo di playmaker il capitano Graziana Pizzimenti, numero 7 Anna Cuofano, numero 8 Sara Sorrentino, numero 9 Renata D'Ambrosio, il centravanti della formazione rossonera, davvero un bel campionato per lei, con la numero 10 la veterana Regina Santoriello, e a completare il gruppo Melania Barbarini con la maglia numero 11. In panchina il 12esimo secondo portiere Angela Granato, poi via via maglia numero 14 per Melissa Boccia, maglia numero 13 per Martina Cagliazza, con la 15 Monica Ricciardi, la 18 Rachele Venditti, Antonella Barrella con la 20, ancora Gioia Aufiero, Daniela Garofalo Esposito, Aurora Di Mauro,
Mauro, Giuseppina Di Nicola e Valeria Portoghesi. A completare il roster del tecnico Alfonso Esposito, motivo di grande orgoglio la squadra rossonera, per la squadra rossonera del presidente Giuseppe Citarella, questo appuntamento importantissimo con le azzurre Under 23 dopo lo scambio di Gagliardetti e il saluto alle panchine. A centrocampo c'è il sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquato, per uno scambio di doni prima del fischio d'inizio. Il primo a sinistra, occhiali da sole e giacca, è il presidentissimo Peppe Citarella, accanto a sé, un po' più avanti insomma, veste istituzionale, anche il sindaco Maglio Torquato, per queste operazioni di rito, definiamole così, prima del fischio d'inizio. Ora foto per i due schieramenti, in attesa che la terna arbitrale possa far iniziare l'incontro. Nello staff dirigenziale della Nocerina femminile c'è anche il fratello maggiore, dovrebbe essere il fratello maggiore di Rosario Amendola, tecnico CT dell'Under 23, vale a dire Vincenzo Amendola. Squadre schierate per le foto di rito, un bel po' di bambine a fare da contorno all'ingresso in campo delle due formazioni e a fare poi da raccattapalle. La tribuna sta via via gremendosi di spettatori interessati a questa novità, perché è una vera e propria novità, tenendo conto che purtroppo il movimento del calcio femminile nel nostro comprensorio, in Campania in generale, non riesce ancora ad attecchire per il meglio. Però probabilmente manifestazioni del genere potranno essere di grandissimo aiuto per far sì che decolli appunto l'intero movimento del calcio in rosa. Intanto il sindaco posa accanto alle ragazze della nazionale Under 23. Abbiamo anche una direttrice di gara in gonnella, cercheremo magari nell'intervallo di conoscere anche i nomi dei tre ufficiali di gara che dirigeranno l'incontro. Staff al completo per la nazionale femminile, guidato dal segretario Sabrina Filacchione, che vediamo accanto alla panchina alla nostra sinistra, capelli biondi per la factotum dirigenziale del gruppo dell'Under 23. Poi Elena Proserpio Marchetti è l'allenatore in seconda, dunque l'assistente di coach Rosario Amendola, via via il preparatore atletico William Botter, preparatore dei portieri Claudio Del Cello, il medico federale Antonio Ponzo, il fisioterapista Jacopo Pasini e il magazziniere Federico Attenni a completare tutto lo staff. Ancora un'altra foto di rito con i gruppi al completo. Prima o poi inizierà questa gara, ci divertiremo sicuramente, abbiamo avuto modo insomma di apprezzare anche le doti tecniche, le qualità della formazione azzurra, ma anche della stessa Nocerina femminile nel corso del campionato e nel corso di questo breve stage che si è snodato tra lo stadio Carol Wojtyła di Nocera Superiore e appunto il San Francesco. San Francesco tirato a lucido, tranne che per piccolissime aree non coperte dall'erba. Però insomma l'impianto di Nocera Inferiore si presta affinché si possa gustare un discreto spettacolo in campo da parte delle due formazioni. Ovviamente tutti fanno caccia al ricordo ufficiale di questo evento, anche la terna arbitrale, applausi di rito, pare che si possa cominciare. La nazionale italiana Under 23 femminile agirà dalla destra verso sinistra, ovviamente tenuta, completa tenuta azzurra con piccoli inserti bianchi ai calzettoni per la formazione del CT Rosario Amendola. Dall'altra parte maglia a strisce verticali rosso-nere, pantaloncini neri con inserti rossi e calzettoni neri per la Nocerina femminile. La fisionomia sembra essere quella di Maria Marotta della sezione di Sapri, non vorrei azzardare, poi magari chiederemo verifica durante l'intervallo a chi ci ha fornito le formazioni. Il saluto dalla pista del presidente Citarella, fortunatamente non l'abbiamo beccato in telecamera. Siamo pronti per l'inizio delle ostilità, se così possiamo definirle. Questa storica, permettetemi di definirla così, gara amichevole tra Nocerina femminile e nazionale Under 23.
Si parte in questo istante con subito la nazionale che si propone in avanti con Francesca Pittaccio, parla sulla sinistra dove fa buona guardia in copertura Melania Barbarini, guadagnando anche il primo fallo laterale in favore della Nocerina. Palla lunga, Anna Cuofano prova a spizzare lungo, Oliviero riesce a governare per un po' il pallone, poi mette ordine la numero 5 Aurora Galli, capitano, che smista sulla sinistra. Palla in verticale dove c'è Emanuela Giuliano che prova a girare al centro, non c'è però compagni liberi, allora la Nocerina a buon gioco può ripartire. Anche se c'è qualche errore in appoggio, allora la nazionale può andare con Francesca Pittaccio, si allarga sul versante destro dell'attacco, guadagna un calcio d'angolo per l'inserimento di Federica Dauria. Primo corner della gara in favore della nazionale. Under 23 tutto pronto per la battuta, allunga la traiettoria all'altezza del dischetto del rigore, prova la conclusione, volé. Manuela Giuliano fa buona guardia, Anna Sicignano, tenuta arancio, cioè, c'è stata, anzi no, un'inversione dei portieri, c'è Anna Sicignano a difendere la porta della nazionale alla nostra destra e dunque Margherita Salvi va dalla parte della formazione della Nocerina. Accorgimenti per rendere più allenante questa partita da parte del coach Rosario Amendola, ovviamente assecondato dallo staff della Nocerina femminile. Margherita Salvi è dunque in completa tenuta fluo arancio a difendere la porta della Nocerina, dall'altra parte Anna Sicignano tra i pali della nazionale. Intanto controlla male Anna Cuofano, fallo laterale in favore della nazionale azzurra. Oliviero si incarica della battuta, con tutta calma va a gestire Ciccotti per vie centrali dove c'è la Rizzan che completa la transizione verso la fascia sinistra dove c'è Veronica Belfanti. Palla per vie centrali anticipata però da Carbone che porta avanti il pallone, cerca compagne libere, trova solo l'opposizione del capitano Aurora Galli in fallo laterale. Rimessa in favore delle padrone di casa, se ne incarica Angela Carbone, palla lunga, Regina Santorillo prova a destreggiarsi, cerca compagne libere, non trova in Graziana Pizzimenti l'assistenza giusta e allora capitan Galli prova a far ripartire le sue, non c'è possibilità però. Melania Barberini recupera palla, duello tra le due, numero 11 Giuseppina Moraca, gioiellino del Napoli, è in possesso di palla, apre benissimo per la numero 10 Emanuela Giuliano. Siamo sul versante sinistro dell'attacco della nazionale, palla per vie centrali, prova il cross per l'inserimento dalla parte opposta di Francesca Pittaccio, fa buona guardia Margherita Salvi per far ripartire la Nocerina. Palla centrale lunga per Regina Santorello, anticipata dalla Belfanti, poi siamo già sull'out di sinistra con Elisabetta Oliviero. Se ne va la numero 11 Giuseppina Moraca, prova il dribbling su Francesca Scariato che però fa buona guardia, recupera palla, serve la Pizzimenti, rientrata fino al limite dell'area di rigore per far ripartire i suoi. Fallo laterale in favore della nazionale, se ne incarica la numero 3 Oliviero, si gioca tanto sulla fascia sinistra dell'attacco, diciamo così, della nazionale. Mi smentiscono immediatamente con questa sciabolata, come ama definirla il buon Sandro Piccinini dall'altra parte. Si perde però l'azione della nazionale, allora Graziana Pizzimenti, testa alta a cercare compagni libere, perde però il pallone a vantaggio della Giuliano, limite dell'area, pallone per la Pittaccio, a tu per tu con il portiere Margherita Salvi, esce benissimo e sceglie bene il tempo la portierina della nazionale Under 23 classe 95 dell'anima e corpo Orobica. Fa ripartire le sue, rischia un po' la Nocerina, continua a perdere palla in zona pericolosa, c'era probabilmente fuori gioco della Moraca, pallone però sfila in fallo laterale e non alza la bandierina il secondo assistente del direttore di gara. Si riparte con una rimessa laterale per la Nocerina con Francesca Scariato, sono trascorsi 4 minuti e 40 nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio tra Nocerina e Under 23.
Rimessa laterale, Manuela Giuliano cerca compagni liberi, brava ad aprire dall'altra parte per Veronica Belfanti, alza il baricentro della nazionale, prova ad accelerare la formazione azzurra sul versante destro, doppio dribbling a cercare la linea di fondo, ottimo inserimento della Pittaccio che però alza troppo il piattone cercando probabilmente il secondo palo, viene fuori una conclusione sbilenca che si alza di molto oltre il 7 alla sinistra di Margherita Salvi. Rimessa dal fondo per la Nocerina. Nazionale che recupera ancora palla sulla tre quarti d'attacco, ovviamente emerge la migliore organizzazione di gioco delle azzurre, tutte distribuite tra formazioni di Serie A e formazioni di Serie B. Scorgiamo intanto sulla pista d'atletica anche il rappresentante dell'asso calciatori in Campania, Antonio Trovato, che è giù con il presidente Peppe Citarella sulla pista dello stadio San Francesco. Avanza la nazionale, prova la conclusione un po' sbilenca, Manuela Giuliano, tutto facile per Margherita Salvi. Minuto numero 6, ancora 0-0 tra Nocerina e Nazionale Under 23 femminile qui allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore. Tanti presenti oggi in tribuna nonostante sia giornata lavorativa, orario comunque un po' complicato per poter attirare tantissime persone, però insomma la tribuna dell'impianto nocerino offre un discreto colpo d'occhio. Intanto il taglio di Giuliano per Pittaccio, la Pittaccio si sta distinguendo anche per discreti movimenti sia in diagonale sia in verticale per ispirare i passaggi e le rifiniture delle compagne, per adesso però nulla di pericoloso è scaturito dalla manovra delle azzurre. Buono il palleggio della Nocerina che però perde palla con la Santoriello per la ripartenza di Katia Coppola, deve tornare sui suoi passi per la Belfanti. Proprietà di palleggio ottime per la Nazionale Under 23. Si alzano anche bene sulla tre quarti le attaccanti che vanno a cercare palloni giocabili per poi magari favorire le sovrapposizioni degli esterni, soprattutto esterni difensivi, e infatti spesso e volentieri la Moraca arretra sulla linea dei centrocampisti per favorire gli inserimenti del mancino, della mancina Elisabetta Oliviero, che spesso e volentieri almeno si propone per il cross. C'è il secondo corner di giornata per la Nazionale Under 23. Pallone per la Giuliano, fa però buona guardia Melania Barbarini a deviare in fallo laterale. Chiedeva anche la rimessa in proprio favore la numero 11 maglia rossonera, non è così, batte, si incarica della rimessa laterale la numero 3 Elisabetta Oliviero, la Molassana Boero. Ancora fallo laterale, è stata la esperta Santoriello a mandare la sfera oltre la linea laterale. Palla per la numero 8 Elisa Mele, che ha provato con un discreto, almeno con un bel po' di velleità, a sorprendere la sua compagna di squadra che difende, lo ricordiamo, la porta della Nocerina in via eccezionale oggi. Tanto perde ancora palla sul pressing della Nazionale, la Nocerina cerca la Moraca, l'appoggio di Oliviero non è così, non arriva, però insomma la Nazionale riesce a recuperare palla senza troppi patemi d'animo. Ciccotti per la Belfanti, poi Katia Coppola arriva sulla linea laterale cercando il cross, non c'è nessuno in mezzo, nel 4-3-3 si sta distinguendo tanto la Giuseppina Moraca, eccola qui in possesso di palla che cerca il dribbling, il pallone non esce, almeno così sembrava, no, per il primo assistente la sfera supera la linea laterale. Allora dal campo per destinazione si incarica della rimessa Oliviero, Moraca cerca pallone giocabile, arriva in questo istante cross troppo esterno dove fa buona guardia la
difesa della Nocerina, però ruba palla la numero 8 Elisa Mele, arriva il gol del vantaggio della nazionale con la colpevole complicità di Margherita Salvi. Qualche parolina sarà arrivata sicuramente dalla panchina azzurra da parte del preparatore dei portieri Claudio Del Cello per questo svarione. E allora al minuto numero 10 del primo tempo si sblocca il risultato. In gol la numero 8 Elisa Mele del Brescia femminile, 0-1 vantaggio della nazionale, meritato se non altro ai punti per il maggiore e migliore possesso palla da parte delle ragazze del CT Rosario Amendola, che ricordiamo, come detto in apertura di telecronaca, gioca in casa e Nocerino di Nocera inferiore. Il CT azzurro prova ancora Katia Coppola a trovare spunti per vie centrali, non ce la fai, allora può ripartire la Nocerina, anzi no, c'è Belfanti, va sulla fascia destra in bello stile a superare due avversarie, lato corto dell'area di rigore, cross basso, trova l'opposizione della Dauria che poi continua a chiudere in calcio d'angolo, anzi no, ultimo tocco era della Belfanti, dunque si riprende con una rimessa dal fondo. 11° minuto nel corso del primo tempo, 60 secondi fa la nazionale under 23 femminile è passata in vantaggio con Elisa Mele. Caffè pagato alla compagna di squadra Margherita Salvi per lo svarione. Scherzi a parte, leggerezza insomma che ha fruttato il gol per la nazionale under 23. Possesso palla, il furetto Manuela Giuliano prova il taglio centrale, stavolta è la Coppola ad aver tagliato in diagonale, compone il tridente d'attacco insieme al centravanti Francesca Pittacci e a Giuseppina Moraca. Più largo e di rifinitura il lavoro della Moraca, stanno provando invece ad andare più verso la porta la Pittacci e appunto la Coppola nel tridente d'attacco. Il gol però è arrivato da parte di una delle tre atlete di centrocampo impostate da Rosario Amendola. In linea le azzurre in difesa a bloccare, a provare a bloccare il quartetto di attaccanti in maglia rossonera, è un 4-3-3 speculare in fase offensiva, anche se in più di una circostanza poi due atlete, vale a dire la numero 8 Sara Sorrentino e la numero 11 Melania Barbarini, arretrano sul lato esterno, sugli esterni del centrocampo, lasciando in attacco esclusivamente Renata D'Ambrosio e Regina Santoriello, che sono i due terminali offensivi impostati dal tecnico Alfonso Esposito della Nocerina. Intanto c'è fallo probabilmente della Dauria, prontamente fischiato il caschetto platinato del centrale difensivo della Nocerina, riconoscibilissimo tra le 22 atlete in campo. Calcio di punizione del quale si incarica Manuela Giuliano, che ha dato diverse prove di piedi educati, definiamoli così, molto educati nel cercare i tagli per vie centrali della Pittacci e della Coppola. Si incarica adesso di un calcio di punizione Giuliano, palla tagliatissima che va a danzare davanti allo specchio della porta, indecisa la numero 1 in maglia arancio Margherita Salvi, si è fatta ingannare probabilmente dal taglio in orizzontale della Pittaccio, che dal taglio verticale della Pittaccio e della stessa Moraca, che si erano infilate una sul primo, l'altra sul secondo palo, ma ferme in questo caso le ragazze della difesa della Nocerina. Sul secondo palo è stata la Moraca a ciccare il colpo di testa da ottima posizione, con la Salvi ormai fuori causa. Intanto siamo ancora sul versante d'attacco della nazionale. Oliviero rientra sul destro, cross pericoloso, la Salvi in due tempi prova
a salvare. Stavolta ce la fa, il vento ha probabilmente ingannato l'estremo difensore che difende la porta della Nocerina, è però il numero uno della nazionale. Sul tentativo di tap-in da terra, la stessa Salvi si produce in un gran bel colpo di reni per bloccare il piedone della Pittaccio, che stava per siglare il raddoppio. Dalla bandierina, calcio d'angolo, pallone al centro, brava la Salvia a scegliere bene il tempo e a riscattarsi ancora una volta nel giro di pochi secondi dopo lo svarione di qualche minuto fa, del decimo minuto, che ha portato in vantaggio la nazionale. Spalla contro spalla la centravanti Renata D'Ambrosio e la numero 4 difensore centrale Claudia Ciccotti della nazionale. Ciccotti che entra in possesso di palla adesso. Si somigliano anche fisicamente le due playmaker delle due squadre, la numero 5 della nazionale e la numero 6 della Nocerina, vale a dire Aurora Galli e Graziana Pizzimenti. Entrambe indossano la fascia di capitano per le rispettive squadre, entrambe agiscono da costruttori di gioco per le due compagini in campo. Eccola qui proprio il capitano Aurora Galli che va a servire la Ciccotti, largo Oliviero. Pallone lungo dove c'è la numero 7 Katia Coppola che cerca spazi liberi tra due avversari in verticale per la Pittaccio. Pallone limite dell'area, ancora Emiliana Giuliano cerca la conclusione smorzata, poi completa il disimpegno la Barbarini, ma c'è ancora la nazionale che controlla il gioco. C'è un leggerissimo tocco di mano non ravvisato dal direttore di gara, dalla direttrice di gara, pardon. Finta e Veronica per cercare spazi liberi, probabilmente anche un leggero colpo alla caviglia per Katia Coppola. Pallone in fallo laterale per la nazionale. Belfanti, Galli, pallone danza all'altezza del limite dell'area, Coppola, limite, si sposta sul versante di destra, la Coppola cerca il cross, Pittaccio, limite dell'area, spalle alla porta, prova a girarsi, davvero centravanti. E viene fuori però una conclusione abbastanza lenta e comoda tra le braccia di Margherita Salvi. 17, ci avviamo al 17esimo minuto di questo primo tempo, Nocerina 0, Italia Under 23 1. Il gol al decimo di questa prima frazione del centrocampista Elisa Mele. Ciccotti in possesso di palla, largo Belfanti, palla lunga, c'è almeno l'intenzione era quella di servire la Coppola, c'è Sara Sorrentino che fa buona guardia, Santoriello poi completa il tocco di prima ancora con Sara Sorrentino, trova però buon gioco la nazionale, se ne va Katia Coppola, si accentra verticale per la Pittaccio, ha la Moraca al centro da servire, trova di fronte a sé la Dauria, tocca tornare indietro, ancora la Coppola ci prova di sinistro, forse il suo piede non più forte tra i due, fatto sta che la conclusione finisce abbondantemente sul fondo, siamo già in gioco, carbone verticale la Santoriello, franco bollata dalla Ciccotti che non le manda a dire, gioca molto di spalla, di fisico la centrale difensiva dell'Under 23 che adesso è in possesso palla, si abbassa la Giuliano, serve basso la Rizzan, ritorno di palla, inganna però un rimbalzo falso del pallone la numero 6 azzurra, fallo laterale per la Nocerina, dicevo un rimbalzo fasullo del pallone, ha ingannato la centrale, l'altra centrale che compone il pacchetto difensivo della nazionale insieme alla Ciccotti. Katia Coppola, ennesimo pallone tra i piedi per lei, Graziana Pizzimenti, verticale, non si alza la Santoriello e allora la nazionale può ripartire. Mele, sovrapposizione di Belfanti, ancora per Mele, accanto a sé il capitano Galli, servita in questo momento da questa parte, c'è libera Oliviero che l'ha servita, sovrapposizione della Giuliano, riceve immediatamente, non c'è fuorigioco, è libera di andarsene sul lato corto dell'area di rigore, pallone sul destro di esterno, il gran bel cross basso e la Dauria da terra
compie una sorta di miracolo, con i tacchetti riesce a evitare la rete, ma siamo ancora lì. Giuliano, limite dell'area, vie centrali, Mele prova la conclusione, ancora l'autrice del gol che al momento tiene in vantaggio la nazionale. Il pallone si alza troppo oltre la traversa, occasione sprecata dalla Pittaccio che in pratica ha cincischiato troppo con il pallone tra i piedi, ha permesso alla Dauria da terra di intervenire con il tacco per bloccare la conclusione a botta sicura che avrebbe potuto dare il raddoppio alla nazionale. Perde palla in area la Nocerina, pallone centrale della Pittaccio per la Giuliano, il pallone però si perde sul fondo, probabilmente c'era anche possibile posizione irregolare, a meno che la Giuliano non sia partita alle spalle del pallone, probabilmente è così, fatto sta che non è riuscita in spaccata ad indirizzare il pallone in rete. Nocerina fa quel che può per tenere testa a una nazionale abbastanza in palla, probabilmente poco cinica lì davanti, però insomma dalla cintola in giù è impeccabile il lavoro delle azzurre sia in fase di possesso palla che di confezionamento di azioni pericolose. È il palo clamoroso colpito dalla Moraca, bello il giro a mirare dalla parte opposta per mettere fuori causa la Salvi, che ha potuto solo osservare la sfera incocciare sul montante alla sua sinistra, palo che arriva al 21esimo. Di questa prima frazione. Ancora la nazionale pericolosa, qualche difficoltà, c'è fallo della Oliviero sulla numero 11 Barbarini. Attacca ancora la nazionale, ci prova la Pittaccio e colpisce il secondo palo nel giro di pochissimi minuti. C'è probabilmente la deviazione, no, non la ravvisa nell'arbitro, nel direttore di gara. Palo esterno di Francesca Pittaccio, centravanti della Roma calcio femminile. La rimessa laterale in favore della Nocerina. C'è un calcio di punizione in favore delle padrone di casa. Fase di stanca in questi ultimissimi secondi. Ne approfittiamo anche per qualche comunicazione di servizio col bordo campo, sperando ci assecondino. Intanto si arriva dalla parte del limite dell'area della nazionale, però è la difesa azzurra ad avere buon gioco. Troppo sola lì davanti Renata D'Ambrosio, che pure in campionato, nel campionato regionale di Serie C di calcio femminile, si è ben destreggiata in questa stagione. Il retropassaggio killer di Angela Carbone, che regala un corner, il terzo alla nazionale azzurra. Il corner all'altezza del dischetto del rigore, la volée della Moraca, che ci ha provato stavolta di sinistro dopo aver colpito il palo di destro. Ottima la conclusione però respinta, lancio perfetto per la Coppola a destra, grande controllo forse con una mano, brava la Coppola a incunearsi nell'area di rigore e realizzare il raddoppio, che arriva al 24esimo di questa prima frazione. A realizzarlo Katia Coppola del Milan Ladies, applausi per lei dallo sportivo pubblico di Nocera Inferiore. Eccola segnalata dallo speaker, dalla speaker dello stadio San Francesco, 2-0 che arriva al 24esimo
Coppola che ha meritato la marcatura per la mole di palloni giocati finora, sia dal punto di vista individuale sia ad assistenza delle sue compagne di squadra. Si alza molto il baricentro della nazionale, la Nucerina gioca a 5 a centrocampo, c'è un tamale, Anna Cuofano numero 7 in maglia rossonera sportivamente, il capitano azzurro Aurora Galli indirizza il pallone oltre la linea laterale per permettere le cure alla caudata numero 7 in maglia rossonera, coda di cavallo per Anna Cuofano, che reduce anche da una esperienza lunga nel calcio a 5 femminile, sempre qui a Nucera col futsal Nuceria del pioniere Peppe Dello Ioio, così come pioniere del calcio femminile a Nucera inferiore l'altro Peppe Citarella, presidente della SG Nucerina femminile. Intanto c'è una sorta di time out concesso dagli ufficiali di gara in attesa che Anna Cuofano riceva le cure del caso. Probabilmente un problema un po' più grave del previsto alla caviglia, colpo rimediato proprio nel contrasto con il capitano Galli. Si riscalda un atleta dalla panca della nazionale, credo sia, sembra la maglia numero 24, Eleonora Goldoni, classe 96. Esattamente, classe 96, l'attaccante con la divisa numero 24 che si produce adesso in qualche esercizio di stretching alla sinistra della panca azzurra. Torna in panchina il medico, il massaggiatore della Nucerina femminile, la Cuofano esce claudicante dal campo. Non chiederà sicuramente la sostituzione, aspetterà che il dolore finisca. Palla lunga restituita in fallo laterale alla nazionale, arriva addirittura in tribuna. Si riprende. Nucerina momentaneamente in 10, c'è lo stesso mister Alfonso Esposito che sta accertandosi delle condizioni di Anna Cuofano. Probabilmente potrebbe esserci anche un cambio volante, torna in panchina perché il dolore non sembra permetterle di rientrare. Minuto 27 nel corso del primo tempo, Nucerina 0, Italia under 23 2, pallone in diagonale dove c'è la Salvi che fa buona guardia. Dispetto del pressing di Giuseppina Moraca. Mi fanno notare che adesso è il centravanti della Nucerina, Renata D'Ambrosio, ad abbassarsi sulla linea dei centrocampisti per coprire il vuoto lasciato provvisoriamente da Anna Cuofano nella zona centrale di mediana accanto a Graziana Pizzimenti. La sola Regina Santoriello adesso fa reparto offensivo per le rossonere. Gran bella sovrapposizione in velocità di Oliviero, lato corto dell'area di rigore, versante sinistro dell'attacco della nazionale. Cerca lo scambio corto con la Giuliano, palla centrale, prova la sponda per la Coppola, la Pittaccio, diagonale, grandissimo gol della Coppola. Katia Coppola che realizza la doppietta personale, sventola che va a morire sotto l'incrocio dei pali o giù di lì del secondo palo, difeso da Margherita Salvi al minuto numero 28. Doppietta personale per Katia Coppola, dunque il parziale cambia ancora, Nucerina 0 under 23 3. Davvero ottime le trame di gioco tessute dalla squadra allenata dal CT Rosario Amendola, pochissimi palloni sprecati se non nei primissimi minuti di assestamento in campo, poi tante volte vanno a cercare gli scambi bassi, scambi brevi per poter salire in blocco e non lasciare troppo spazio tra i reparti le azzurre, dunque dal punto di vista tattico e tecnico insomma il lavoro di Rosario Amendola
e della vice Elena Proserpio Marchetti, almeno oggi in questa amichevole sta restituendo frutti davvero visibili e molto molto concreti. Moraca lascia l'incombenza alla Pittaccio, che restituisce la sfera, taglio in diagonale per la Coppola, prova la conclusione, ancora la Pittaccio, si perde abbondantemente al lato, alla destra della porta, difesa da Margherita Salvi. C'è calcio d'angolo, però la deviazione dovrebbe essere il quarto tiro dalla bandierina per le azzurre under 23. Arriva un cambio, proprio la numero 24 Eleonora Goldoni, classe 96, esce il centravanti, dovrebbe essere, sì, non vado errato, sì, il centravanti Francesca Pittaccio lascia il posto al trentesimo del primo tempo alla Goldoni, Eleonora Goldoni, classe 96. Limite dell'area, tanto per cambiare, Katia Coppola in possesso del pallone, cross per il primo tocco proprio della Goldoni, che di petto ha provato a controllare la sfera, troppo difficile accomodare, addomesticare il cross dell'esterno a destra, e allora rimessa dal fondo. Nocerina in possesso palla, fallo laterale, però non riesce a trattenere in campo Angela Carbone il pallone, anzi era la numero 7, la numero 8 Sara Sorrentino. Già ripreso il gioco, Galli a destra, Pizzimenti fa buona guardia, Cincischia però un po' troppo, permette proprio alla Goldoni di recuperare palla all'altezza della tre quarti, larga a sinistra Oliviero, ennesima sovrapposizione, il cross di destro, gran bel colpo di testa della numero 8 Elisa Mele, e arriva anche l'altra doppietta personale al 31esimo, 0-4, cross perfetto al bacio per l'inserimento della numero 8 Elisa Mele sul cross, come detto, della Elisabetta Oliviero. 4-0 per l'Under 23, il CT Rosario Amendola manda a riscaldare un bel po' di atlete dalla panchina, a breve probabilmente si alzeranno anche i rincalzi rossoneri. È rientrata in campo intanto Anna Cuofano con la numero 7, abbiamo visto che ha appena contrastato in campo un atleta della nazionale, Giuliano, prova anche là il centro, il tentativo di centro personale. Nel frattempo il preparatore atletico William Botter porta alle spalle della porta le diversi atleti della panchina azzurra a riscaldarsi. La Cuofano in dribbling se ne va a cercare Renata D'Ambrosio, perde però palla la Nocerina, retropassaggio per il primo pallone toccato da Anna Sicignano, portierino della Nocerina, che serve al centro Aurora Galli, a destra la cecchina di centrocampo Mele, ancora Galli a destra, Belfanti, poi ancora la Coppola, se ne va ai limiti dell'autovelox sulla destra, cross basso un po' troppo alle spalle, indirizzato verso la Goldoni, ma ancora la Coppola, cross completa il disimpegno la Cuofano, c'è la nazionale che è ancora lì, pallone vivissimo dalle parti della Oliviero, controlla di tacco esterno destro, prova un tiro cross che si accomoda docile tra le braccia di Salvi. Minuto 33 nel corso del primo tempo, Nocerina 0 under 23 4. Fallo laterale in favore delle padrone di casa per l'intervento in scivolata della Mele, classe 96, 24 agosto 96, tesserata del Brescia femminile. Fallo laterale già battuto, la Santoriello sta avendo poco spazio, l'esperta atleta metelliana che indossa la maglia numero 10 della Nocerina oggi in questa amichevole.
tutt'altro che leggerine lì in avanti le rossonere, però insomma arrivano pochi palloni giocabili per effetto del gran pressing operato soprattutto dalla linea intermedia dello schieramento azzurro, che non permette alla Nocerina di alzare più di tanto il baricentro, di alzarsi più di tanto fino alla tre quarti avversaria. Galli, playmaker che imposta sulla sinistra per la Belfanti, ha cambiato fascia di competenza la numero 2, ha scambiato fascia di competenza la numero 2 Belfanti con la Oliviero. Pallone in area, ribattuto di piede il tiro della Moraca da parte della Salvi, poi la sfera arriva dietro la linea di centrocampo per la difesa della Nazionale. Dicevo, inversione di terzine per la Nazionale. Veronica Belfanti viene ad agire sull'out di sinistra, dall'altra parte si sposta Elisabetta Oliviero. Duetto rapido al limite dell'area per la Nazionale, trova il muro della Nocerina, che però in fase di rinvio serve ancora. Le azzurre che ripartono, non si butta via una palla, si cercano sempre le compagne libere a sfruttare magari spazi un po' più ampi rispetto alla copertura di campo da parte delle padrone di casa. Non c'è fuorigioco della Goldoni, ma non c'è nessuna compagna libera a centro dell'area di rigore che possa approfittare del cross. Sulla ribattuta però l'onnipresente Coppola va a girare ancora al centro. Duello in velocità tra la Moraca e la Barberini, alla meglio l'azzurra, dribbling secco della Mele, Belfanti al centro area, Goldoni, conclusione ribattuta da Federica Dauria. Ancora la Nazionale, fallo della parte del centravanti Renata D'Ambrosio, posizione interessante per il piede della numero 10 Manuela Giuliano, che infatti va a incaricarsi della battuta. Arriva qualche indicazione dalla panchina. Punizione, chiama schema dalla panchina il CT Amendola, però non viene raccolta alla perfezione l'indicazione dalle sue ragazze. Il pallone finisce tra le braccia di Margherita Salvi, 36 di gioco e oltre nel corso del primo tempo. 4-0 il risultato parziale in favore della Nazionale. Azzurre che manovrano a destra con la Oliviero, entrambe destre le atlete, destre di piede ovviamente, le atlete sistemate sulle corsie esterne difensive. Mi facevano notare consigli tecnici qui in cabina di commento. Esperimenti dunque per Rosario Amendola. Nel pacchetto arretrato c'è fallo della Coppola che si appoggia su Sara Sorrentino, calcio di punizione già battuto, carbone. Perde ancora palla la Nazionale, la Nazionale che va a manovrare in attacco. Giuliano per vie centrali, Moraca ci ha provato con un discreto esterno sul primo palo, spiazzando anche tra l'altro la Salvi, che probabilmente si aspettava un giro sul palo più lontano. Il pallone però è finito di poco a lato. Scavino della Pizzimenti per cercare di liberarsi, però perde palla. Goldoni, limite dell'area, cerca il varco per la conclusione, non lo trova. Coppola perde palla, Sorrentino se ne va a fallo, almeno sembrava così, non è per niente dello stesso avviso la direttrice di gara, e allora si continua col pallone che finisce tra le mani di Margherita Salvi. 38 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Nocerina 0 Under 23 4. Risultato che ovviamente non desta alcuna sorpresa, tenendo conto del livello qualitativo delle atlete allenate da Rosario Amendola, appunto tutte impiegate, tesserate in società di Serie A e B. La Nocerina però ce la sta mettendo tutta per provare a emergere, provare a
dimostrare insomma un po' di buona qualità. Tanto c'è un errorissimo da parte della Coppola, che è arrivata probabilmente con troppa sicurezza al tiro a tu per tu con la Salvi, centrando in pieno il portiere in casacca fluo a difesa dei pali delle Molosse. Copre bene la Belfanti, fallo laterale in favore della nazionale. Una bella prova di un bel test atletico anche per le ragazze del mister Alfonso Esposito della Nocerina, perché insomma le atlete azzurre corrono anche bene. Intanto la Moraca non riesce a trovare lo spiraglio giusto per poter firmare il tabellino marcatori. Non arriva il pallone, qualche raccattapalle gioca a palleggiare, arriva adesso la sfera dalle parti di Margherita Salvi. Anche un gran bel tocco da parte del raccattapalli miniatura alle spalle della porta. Si prepara un nuovo cambio per l'Under 23, la numero 21 Giulia Baldini, centrocampista classe 1994 del San Zaccaria, al 41esimo entra in campo. Esce proprio la Moraca, non c'è per lei la soddisfazione di trovare la via della rete. 41esimo Baldini prende il posto di Giuseppina Moraca. Goldoni, limite dell'area, spazio per la Coppola, tu per tu con la Salvi. Ottima uscita della Salvi, che trova di fortuna la respinta, o meglio la Coppola trova di fortuna il rimpallo favorevole e realizza la tripletta personale al 41esimo. Hat-trick personale per la numero 7 in maglia azzurra, che probabilmente ci lascia una caviglia. Occorre l'intervento dello staff medico della nazionale per comprendere l'esatta entità del danno. Forse nello scontro di gioco con il portiere, non riusciamo a capire adesso l'esatta entità del danno, la pallonata o sul rimpallo o il problema, un problema, una caviglia. Fatto sta che rimane a terra la Coppola, ne approfittano i due schieramenti per rifocillarsi, soprattutto andare a bere, andare a recuperare un po' di liquidi. Fa molto caldo oggi allo stadio San Francesco, vanno ad integrare liquidi. Pallonata sul volto, probabilmente stordita, Katia Coppola. Nel frattempo ha però realizzato il suo hat-trick personale, 0-5. Quando siamo agli sgoccioli della prima frazione di gioco, resta a bordo campo Katia Coppola. Si va a sincerare la stessa compagna di squadra, Margherita Salvi, probabilmente sul contrasto proprio con il numero 1 in maglia fluo. La Coppola ha accusato un colpo probabilmente all'addome, alla bocca dello stomaco, che l'ha un attimo messa KO. Time out fisiologico giusto per le ragazze in campo, nazionale che si è andata già a schierare nella sua metà campo in attesa che la Nocerina vada a battere dal centro del campo il gol numero 5 per le azzurrine. Regina Santoriello aspetta una compagna per poter battere palla a centro. Ci va Renata D'Ambrosio con tutta calma, anzi no, eccola, si accorge che c'è da battere una rimessa da centrocampo. La Coppola intanto ligia
alla perfezione il regolamento, rientra esattamente dal centro del campo. Funzionano anche in questi dettagli, insomma, le istruzioni dei tecnici federali per le atlete che rappresentano l'Italia a livello di calcio femminile under 23. Intanto la numero 21 Baldini se ne va, cross basso, la Dauria, buon gioco, il rimpallo favorevole ancora per la Baldini, colpo di testa della Mele, non c'è possibilità di uscire da quell'area di rigore. Conclusione della numero 24 Goldoni, che ha trovato pronta Salvi. Renata D'Ambrosio si gira, non trova lo spazio giusto per servire la Barbarini. Siamo di nuovo dall'altra parte. Mele, capitan Galli. Differente lo schieramento, ancora Mele che si allarga sul versante destro, cerca la compagna al centro, libera, grande parata della Salvi, palo clamoroso, poi ancora una conclusione della Coppola, il palo è stato colpito dalla Baldini sulla bella parata, bella smanacciata della Salvi. Termina esattamente al 45esimo il primo tempo con il risultato di Nocerina 0 under 23-5. A risentirci per la seconda frazione di gioco. Siamo già ripartiti nel corso della ripresa, il parziale al termine del primo tempo era di Nocerina 0, nazionale italiana under 23-5, un bel po' di cambi in entrambe le squadre, o almeno nella nazionale, stiamo cercando di decifrarle tutte, le atlete che in maglia azzurra hanno fatto il loro ingresso in campo. C'è stato sicuramente un cambio di portieri per la Nocerina, vale a dire numero 12 della nazionale, Noemi Fedele della Fiorentina, è andata a difendere i pali della formazione rossonera. Dall'altra parte è cambiato praticamente tutto il roster della squadra del CT Rosario Amendola. Adesso il numero 13 della formazione azzurra, Ambra Pochero del Tavagnacco, in possesso di palla sull'out di destra per Cecilia Re, che cerca il duetto proprio con la numero 13 Pochero. Pallone intanto che arriva in via, in zona centrale, Federica Dauria fa buona guardia di testa, la nazionale però è ancora lì. Approfitteremo allora magari di una pausa di gioco per ordinare meglio in campo i due schieramenti. E allora sulla destra c'è la numero 13 Ambra Pochero del Grafi Studio Tavagnacco. In zona centrale la numero 14 Eleonora Piacezzi ed Elena Pisani con la numero 16. Se la miopia mi darà tregua, riusciremo anche a capire dall'altro lato. Sul versante di sinistro c'è la numero 15 Francesca Mellano del Saluzzo 90. In porta è rimasta Anna Sicignano per la nazionale. A centrocampo Cecilia Reco, la numero 17, poi la numero 18 Chiara Eusebio. Intanto c'è una conclusione sull'esterno della rete, dovrebbe essere la Goldoni che era già entrata nel corso del primo tempo, maglia numero 24. E lei ha accanto a sé la numero 21 Baldini, dall'altra parte c'è Cecilia Re, anzi no, c'è una, dovrebbe essere Michela Cambiaghi del Mozzanica, maglia numero 23. Scavino in verticale a cercare l'inserimento della Goldoni, la palla si perde però sul fondo. Dovrebbe essere in campo anche la numero 19 Raffaella Emma Enrico del Cuneo Calcio Femminile, maglia numero 19.
che è ora in possesso palla, eccola qui. Capelli raccolti in alto, grande intervento intanto di Noemi Fedele, che difende in questa ripresa i pali della Nocerina, come detto al posto di Margherita Salvi, nazionale che insiste ancora dopo aver cambiato l'intero schieramento. Eusebio laterale a destra per la Pochero, per vie centrali Cecilia Re, pallone che danza al limite dell'area, Cuofano prova a destreggiarsi tra due avversari, perde palla, Goldoni limite dell'area, palla larga per la Baldini. Sostegno la numero 18 Eusebio, si torna indietro nella zona centrale di difesa dove c'è Elena Pisani, completa la transizione dall'altra parte la Piacezzi e poi la Mellano sale sull'out di sinistra, cerca compagne libere per scambiare, perde però l'attimo Barbarini a buon gioco, Santoriello tra due avversari e perde palla, Piacezzi sale, prova addirittura la conclusione dalla tre quarti, chiama al colpo di reni Noemi Fedele, arriva il calcio d'angolo, il quinto corner per la nazionale. Mentre in tribuna prosegue il sorteggio per alcuni premi messi in palio dagli sponsor, noi andiamo avanti con la telecronaca. Bandierina, il cross sbilenco che diventa un tiro verso il 7 alla destra di Noemi Fedele. La Nocerina è rimasta in campo con 10 undicesimi, con gli stessi 10 undicesimi di movimento della prima frazione, tutto cambiato invece per quanto concerne la nazionale. Pochero, sono trascorsi 6 minuti circa nel corso di questa ripresa, Nocerina 0 under 23 5. Tripletta di Coppola, doppietta di Mele dal decimo al 41esimo della prima frazione di gioco, non si preparano ancora cambi nella formazione del mister Alfonso Esposito, non è cambiato il 4-3-3 impostato da Rosario Amendola, che ha modificato gli interpreti ma non la sistemazione sullo scacchiere sistemato in campo. Buona la Santoriello nel rinvenire in pressing su un'avversaria, la numero 18 in particolare, Chiara Eusebio del Brescia femminile classe 1995, che indossa anche la fascia di capitano nel corso della ripresa dopo l'uscita di Aurora Galli. Intanto c'è un cambio per la Nocerina, va fuori Regina Santoriello con la maglia numero 10, entra con la maglia numero 16 Gioia Aufiero al settimo della ripresa. C'è rimessa laterale per la nazionale, Gioia Aufiero va subito in pressing sulla difesa avversaria. Nazionale che si muove sul versante destro dell'attacco, Cecilia Re per vie centrali, la conclusione, arriva il sesto gol. No. Dovrebbe essere la numero 23 che sta tornando adesso, va a dare il 5 alla numero 14 Piacezzi. Dovrebbe essere sì la Cambiaghi, maglia numero 23, con l'assist di Cecilia Re. Dunque arriva il 6-0 al settimo della ripresa, in gol Michela Cambiaghi, classe 96 del Mozzanica. Palla in zona difensiva per l'under 23, sale la Re, fa buona guardia Angela Carbone, perde palla e subisce però fallo dalla stessa Re.
Si riparte, Graziana Pizzimenti cerca il pallone verso la D'Ambrosio, non arriva al centravanti la sfera, recupera palla la nazionale che sale a destra con la numero 19, almeno ci prova con la numero 19 Enrico, il pallone finisce però in fallo laterale. Ok, sincerati, ci siamo sincerati che l'autrice del gol è la numero 23, Michela Cambiaghi, esterno mancino del tridente d'attacco della nazionale under 23. Gran bel gioco di gambe della Eleonora Goldoni. Intanto c'è una traversa colpita dalla Eusebio, se non vado errato. Sì, Eusebio e Enrico, quale delle due? Hanno entrambi i capelli legati in alto. Vabbè, insomma, è arrivato un altro legno colpito dalla nazionale che sta ovviamente maramaldeggiando sulla nocerina. Intanto bello scambio in velocità. Era la Enrico a concludere, ad aver concluso sulla trasversale. Cerca il taglio in diagonale Eusebio, che ritorna in possesso di palla sulla tre quarti. Pallone sulla Piacezzi verticale, Goldoni allarga, Mellano si è sovrapposta, restituisce palla alla Goldoni, cerca compagni liberi, non ne trova, a buon gioco la difesa della nocerina. Cuofano allarga, Graziana Pizzimenti in posizione di quarto alto a destra, il capitano restituisce palla alla Cuofano, non c'è compagni liberi, prova un dribbling azzardatissimo e allora Enrico ruba palla, va a servire la Cambiaghi, versante sinistro dell'attacco, probabilmente fa terminare il pallone ingenuamente oltre la linea di fondo, troppa sufficienza da parte dell'attaccante esterno della nazionale under 23. Si riprende dal fondo, 10:40 nel corso della ripresa, nocerina 0 under 23 6. Pallone per vie centrali, c'è la Dauria che fa buona guardia. Fallo però della Aufiero ai danni del capitano Eusebio. Si alza la Mellano sulla versante di sinistra, Goldoni ancora finta, controfinta, cerca compagne libere. Siamo alla tre quarti, Enrico, perfetto il cross, molto meno il colpo di testa che diventa però un assist per una compagna di squadra, contro cross, guadagna il calcio d'angolo, è stata la numero 15 Piacezzi in la Mellano in proiezione offensiva, che si era infilata nell'area di rigore della nocerina per cercare gloria, ha trovato l'uscita l'opposizione di Noemi Fedele. Fallo di fondo intanto per la nocerina, con tanta troppa calma forse era raccattapalle, cercano di restituire palla all'estremo difensore in maglia fluo. Rimessa dal fondo di Noemi Fedele, 19enne portiere della Fiorentina. In zona centrale di centrocampo il capitano Eusebio, serve largo la Pochero, non ha però l'intuizione giusta e allora la nocerina recupera palla. Pizzimenti, Dauria ha qualche difficoltà sul pressing delle avversarie, è costretta a rifugiarsi tra i piedi della Fedele. Palla lunga, colpo di testa Enrico, poi Piacezzi di forza sulla piccoletta Ofiero. Fase confusa di gioco, ennesimo scavino della Pizzimenti che però favorisce l'inserimento della Mellano in anticipo, cerca lo scambio con Cambiaghi. Regola del vantaggio per il fallo subito dalla giovanissima terzina numero 15 della nazionale, palla che è arrivata nel frattempo nei piedi della Re, che ha provato a concludere dai 18 metri, conclusione smorzata tra le braccia di Noemi Fedele. Palla lunga, Piacezzi di testa accomoda tra i piedi della Mellano,
Enrico, ancora Mellano, versante sinistro, se ne vanno in bello stile in triangolazione rapida le azzurre, pallone a rimorchio per la Goldoni che però viene anticipata da Federica Dauria. Si prepara un altro cambio nella nazionale, la numero 20 Raffaella Barbieri del San Bernardo Luserna pronta a fare il suo ingresso in campo. Goldoni prova a giocare un brutto scherzo alla difesa della Nocerina che nel miglior modo possibile blocca l'incursione della numero 24. Arriva il cambio per la nazionale under 23, c'è la numero 20 che prende il posto proprio della Goldoni, Raffaella Barbieri classe 95 al minuto numero 14 della ripresa, maglia numero 20 Barbieri. Calcio d'angolo, Fedele blocca in massima tranquillità. Renata D'Ambrosio prova nel duello fisico a dar fastidio alla numero 17 Re, che era rimasta in retroguardia sugli sviluppi del calcio d'angolo. Anzi no, era la numero 13 Pochero, che era rimasta da difensore centrale sugli sviluppi del corner, poi completato il disimpegno che si è però perso in fallo laterale. Arriva un duplice cambio, duplice cambio per la Nocerina. Cerchiamo di capire chi esce. Entrano la 18 e la 14, vale a dire Rachele Venditti con la numero 18 e Melissa Boccia con la 14. Dovrebbe essere uscita la numero 3 innanzitutto, Angela Carbone. Al suo posto la numero 14 Melissa Boccia, minuto numero 16 di questa ripresa, e cerchiamo di capire la numero 18 sì, probabilmente per l'altro terzino a destra, numero 2 Scariato, entrata con la maglia numero 18 Rachele Venditti. Un po' complicato senza tabellone delle sostituzioni, sono qui sotto davanti a noi che stanno guadagnando l'ingresso degli spogliatoi le due atlete sostituite, i due esterni difensivi, dunque 2 e 3 infatti, sì esattamente, Francesca Scariato e Angela Carbone hanno lasciato il posto a Rachele Venditti e con la maglia numero 18 e a Melissa Boccia con la maglia numero 14, hanno preso esattamente il posto delle due atlete uscite dal campo nello schieramento della Nocerina, vale a dire sugli esterni dello schieramento difensivo. La numero 14 Boccia agisce sulla sinistra, la 18 Venditti agisce da quarto basso a destra. Intanto la Pizzimenti si è andata ad abbassare in zona centrale di difesa con la Mancusi che prende il suo posto a centrocampo accanto ad Anna Cuofano. Rimessa dal fondo che favorisce però la nazionale, fa buona guardia Federica Dauria per proteggere l'uscita della Fedele. Pizzimenti un po' più bassa davanti alla linea di tre difensori per la Nocerina, quindi c'è solo la Dauria nella zona centrale, la Pizzimenti davanti a sé nel ruolo di quello che una volta era il metodista del centro mediano, e a turno
si abbassano Graziana Pizzimenti in zona centrale o la numero 11 Melania Barbarini da terzino destro per coprire i movimenti difensivi, la linea difensiva della Nocerina. Questi dettami tattici voluti da Alfonso Esposito per cercare di fare un po' più di densità almeno nella zona centrale. C'è fallo adesso di Eusebio ai danni di Aufiero. Calcio di punizione battuto, è preda però della nazionale. Barbieri alle spalle per Re. Per vie centrali cerca lo scambio rapido, la nazionale riesce anche a trovarlo, però subisce fallo da parte della Cuofano. Calcio di punizione in favore della nazionale. Ci ho visto giusto, Maria Marotta della sezione di Sapri. Rosario Caso, lato panchine, Stefano Montagnani di Salerno dall'altra parte, dalla parte opposta sotto il settore distinti dello Stadio San Francesco. Dunque abbiamo anche completato il terzetto di ufficiali di gara. Come detto, Maria Marotta, la bionda Maria Marotta della sezione di Sapri dirige l'incontro, coadiuvata da Rosario Caso, assistente, primo assistente lato panchine di Nocera Inferiore, sezione di Nocera Inferiore, dall'altra parte Stefano Montagnani della sezione di Salerno, tutti appartenenti alla CAN di Serie D. Marotta che ha avuto anche esperienze a livello di calcio femminile internazionale. Intanto calcio di punizione da posizione interessantissima per la nazionale, chiama schema, prova la sventola, la Piacezzi c'è, però Graziana Pizzimenti che esce dalla barriera sul primo tocco della della numero 19 Enrico e respinge il pallone in fallo laterale. 21 minuti nel corso della seconda frazione di gioco, Nocerina 0 Under 23 6. Tripletta per Katia Coppola, doppietta per Elisa Mele, sesto centro nel primo tempo da parte della numero 23 Michela Cambiaghi. Porterà anche a casa il pallone della partita Katia Coppola. Intanto gran bel inserimento per vie centrali del numero 20 Barbieri, che però va a concludere sul palo esterno di sostegno della porta. Difesa da Noemi Fedele, minuto numero 21. Registriamo quest'altra occasione per la nazionale Under 23. Si rientrerà in campo tra l'altro Katia Coppola a breve, accanto a sé la numero 13 della Nocerina Martina Cagliazza, che sta per fare il suo ingresso in campo. Sono a bordo campo insieme al segretario dello staff nazionale Sabrina Filacchione, che dà le ultime istruzioni a Katia Coppola, non che ne abbia avuto bisogno nel primo tempo, o meglio ne ha avuto bisogno, le ha seguite alla lettera, ha sfornato assist e ben tre gol. Rientrerà a breve in campo la numero 7 in maglia azzurra. Qualche difficoltà di troppo nel disimpegno per la Nocerina, ne approfitta la nazionale, gran bella conclusione della Barbieri, altrettanto bella e pregevole la risposta di Noemi Fedele, che frutta il settimo corner per la nazionale. Arriva il cambio, almeno l'assistente, il primo assistente si prepara a segnalarlo, si gira verso le panchine Maria Marotta per favorire la doppia sostituzione, una per parte. Si scambiano qualche commento, alcuni commenti gli ufficiali di gara. Arriva la sostituzione, fuori la numero 21 Baldini, rientra la Coppola, Katia Coppola nella nazionale.
La Cajazza prende invece il posto della numero 4 Mancusi al 23esimo di questa ripresa. Cajazza che indossa la casacca numero 13. Calcio d'angolo che ne frutta un altro, l'ottavo per la nazionale under 23. Mucchio in area, la Nocerina alza due atlete oltre il limite dell'area, tre atlete oltre il limite dell'area di rigore, pallone lungo all'altezza del dischetto del calcio di rigore, si perde però dove c'è. L'esilina atleta della Nocerina, cerchiamo di individuarne il numero, numero 8, Sara Sorrentino. Cuofano, ottimo aggancio, però palla sparacchiata troppo lunga dove non c'è nessuno, Capitan Eusebio. C'è una rimessa laterale in favore della Nocerina all'altezza della tre quarti. Offensiva rossonera. Si va ad incaricare del fallo laterale Graziana Pizzimenti, il capitano della formazione del tecnico Alfonso Esposito. Palla lunga per Aufiero Franco, bollata dalla numero 16 Pisani che rimette il pallone in fallo laterale. Altra rimessa per le rossonere. C'è ancora la Pizzimenti sulla sfera, si muove Renata D'Ambrosio, riceve controllo di petto un po' difficoltoso ma riesce a girarla al centro, non c'è però nessuno e allora ripartono le azzurrine. Pochero si alza, la Cambiaghi cercando il lancio in corsa per suggerire insomma il lancio, esce male la Dauria, Cambiaghi tutta sola davanti a Noemi Fedele e arriva anche il quinto legno di giornata stavolta a colpirlo e la Cambiaghi, 26esimo minuto della ripresa. Bollati i legni delle, tutti i legni delle porte di qua e di là dalla nazionale. Re per vie centrali, Barbieri cerca la Cambiaghi, si sforza per evitare il fallo laterale, ce la fa, cross però troppo sotto e dunque facile preda della Fedele. Pizzimenti, Sorrentino restituisce il pallone al capitano, retropassaggio coi piedi dalle parti della Fedele, Venditti pressing asfissiante anche sulla Dauria, l'under 23 recupera palla, Re, Enrico ancora Re in possesso di palla, sovrapposizione della Pochero, ha davanti a sé la Sorrentino, cerca la triangolazione, non c'è, Enrico per vie centrali, Re a terra, non c'è calcio di rigore per la spallata della Pizzimenti. Sorrentino trattiene per il pantaloncino con un po' di mestiere la Re. Pochero, cross all'altezza del dischetto del rigore, ottimo il controllo della Barbieri, la palla però finisce sul fondo. Cambiaghi, fallo ai suoi danni, si prosegue capitano Eusebio, poi Enrico, vie centrali, Barbieri ancora per Enrico, possibilità di calciare o di servire a sinistra, la Mellano non ne vuole sapere e allora si ritrova di fronte il muro della Nocerina che può ripartire. Renata D'Ambrosio da questa parte, c'è la Cajazza, non la vede per cercare di servire l'Aufiero, serve l'uscita comoda della Siciliano, si lamenta la Cajazza a sinistra per la sovrapposizione non secondata da Renata D'Ambrosio. Possibilità di contropiede mal sfruttata dall'esperta centravanti, maglia numero 9 rossonera. Coppola diagonale, c'è l'intervento ciccato della Boccia, non colpisce però il pallone fortunatamente per lei, allora rimessa dal fondo.
Cambiaghi, lato destro dell'attacco della nazionale, tunnel, poi salva la boccia dal calcio d'angolo. Siamo ancora però nell'area della Nocerina. Capitano Eusebio serve per il tap-in comodo della Barbieri. 7-0, arriva al 29esimo il gol. Ventinovesimo di questa ripresa, 0-7. Si riparte, errato il disimpegno della Pizzimenti. Eusebio lungo per Barbieri, di testa la Dauri, è la sua specialità, poi la Cuofano completa il disimpegno, D'Ambrosio di fisico, ancora la Cuofano non ha compagni liberi, deve gestire da sola il pallone, lo fa nel migliore dei modi trovando la D'Ambrosio che però controlla malissimo e perde palla sul pressing. Capitano Eusebio, Enrico Mellano davanti a sé, servita in questo momento, si alza Katia Coppola sulla sinistra, si propone Barbieri per lo scambio rapido. Ignora il triangolo, la Barbieri sventola che viene fuori però troppo centrale e dunque facile per Noemi Fedele. Minuto numero 30 esatto in questo istante, stadio San Francesco di Nocera Inferiore, le padrone di casa soccombono al momento per 7-0 con la nazionale under 23, risultato che ci sta tutto. Nocerina che milita nel campionato di Serie C femminile a dispetto del largo margine, del largo gap, però in determinate individualità e comunque nell'impegno di tutte, la formazione di Alfonso Esposito non sta certo sfigurando, al cospetto delle azzurre che continuano ad attaccare. Barbieri, limite dell'area, Enrico cerca il varco per tirare, la respinta di schiena della Pizzimenti, poi Barbarini, pallone è rimasto lì. Capitano Eusebio prova il giro morbido però per Noemi Fedele che si distende alla sua destra e blocca. Chiama il piazzamento delle ragazze della Nocerina che sono ora sistemate con un 4-4-2 con Sara Sorrentino, con le due esterne di centrocampo che però sono molto molto basse. In quello che è diventato un 5-3-2 con la girandola di cambio, Ofiero controlla visibilmente con un braccio, tra l'altro a due passi della direttrice di gara Maria Marotta, che segnala immediatamente il calcio di punizione. Intanto conclusione, azione personale, bella respinta sul tiro di Mellano della Fedele, si fa trovare pronta ancora Mellano che va a recuperare palla sull'out di sinistra, serve alle sue spalle Enrico, il capitano Eusebio si propone, riceve, chiude il triangolo, Enrico a posizione ottima per calciare, grandissimo intervento della Fedele, però sfortunata la portierina della nazionale che difende i pali della Nocerina. Arriva all'ottavo gol di testa e la Barbieri, se non vado errato, che ha fatto gol. 0-8, 32esimo. Doppietta personale anche per la Barbieri. Si riparte, 33 circa i minuti di gioco, Nocerina 0, under 23 8, poco fa il secondo gol personale di Raffaella Barbieri, San Bernardo Luserna, società di appartenenza, classe 95, 7 ottobre 95 per l'autrice del gol. Si sta riscaldando di nuovo la numero 10 Manuela Giuliano, 18enne del Mozzanica, entrerà a breve in campo la tua talentuosa Roscia con la maglia numero 10. Fedele, il rilancio verso l'out di destra dove Re e Cambiaghi fanno ripartire l'azione dell'under 23.
Pochero. Eusebio poi re scambiano in grande velocità, però perdono palla, c'è la D'Ambrosio che sale di fisico e non permette al capitano Eusebio di rinvenire sul pallone, però rallenta troppo il gioco, non ha il giusto apporto almeno in fase di movimento senza palla della piccola Aufiero, che fa quel che si può, piccolina anche di fisico la numero 16 della Nocerina in mezzo ai due colossi della retroguardia centrale dell'Under 23. Non si è riuscita a infilare nello spazio, allora è sfumata l'azione, il possibile contropiede. Cambiaghi, ottimo il suggerimento per via centrale di Barbieri, che è finita però in gioco. Nel frattempo però la Fedele è riuscita in piega plastica, era riuscita in piega plastica ad impedire alla numero 20 in maglia azzurro, maglia azzurra, di trovare la via della rete. Monica Ricciardi si prepara all'ingresso in campo per la Nocerina, esce la numero 11 Melania Barbarini al 34esimo. La Ricciardi che va a sistemarsi all'interno di centrocampo, intanto va fuori. Torna in campo la Giuliano, che si sistema da difensore centrale. È uscita la Cambiaghi, se non vado errato, è così. Cambia un po' la posizione nello scacchio, intanto erroraccio sotto porta della difesa della Nocerina. La numero 18, Venditti, troppo leggera nell'intervento, aveva favorito una prima conclusione la nazionale Under 23, rimasta lì, capitano Eusebio. C'è fallo di Eusebio immediatamente fischiato e allora nel riordino dello scacchiere in campo Giuliano va a sistemarsi accanto alla numero 14 Piacezzi, sale la Pisani, o meglio si sposta la Pisani sull'out di sinistra. E Mellano agisce adesso da attaccante esterno a destra, eccola qui proprio che prova ad infilarsi in diagonale in spaccata per trovare la via della rete, dunque ha ulteriormente modificato il posizionamento delle sue in campo il CT Rosario Amendola. La Giuliano che nel primo tempo aveva agito da fantasista pura alle spalle degli attaccanti, adesso gioca da regista arretrato. Barbieri cerca la tripletta, no, troppo altruista, la compagna era in fuorigioco, era la Enrico che era finita oltre la linea della difesa della Nocerina, poi Fedele sbroglia la matassa in uscita bassa e blocca. Barbieri larga la sciabolata della Re per Pisani, pallone dove c'è però solo la Pizzimenti che sale, palla al piede, cerca compagne libere, ne cercava una in Renata D'Ambrosio, non ha ricevuto per l'intervento proprio della Giuliano, piedino caldissimo del numero 10 maglia azzurra, perfetto l'assist per la Coppola che trova anche il poker personale. Davvero perfetta la combinazione tra Manuela Giuliano e Katia Coppola, davvero davvero bellissimo l'assist col contagiri, 0-9, minuto numero 38, Coppola cala il poker personale, si preparano due cambi nella Nocerina, 17, tre cambi, sì ce n'è un terzo, va fuori la D'Ambrosio, entra la numero 20 Antonella Barrella.
Fuori la Sorrentino, entra la 17 Di Mauro. E c'era anche un altro cambio. La numero 0 dovrebbe entrare. Ok, non è tornata, non è rientrata in campo. Insomma, solo due cambi, dunque la 17 e la 20 Di Mauro e Barrella che prendono il posto rispettivamente della numero 8 Sorrentino e del numero 9 D'Ambrosio. Barrella che va a far coppia in avanti con Laufiero, quindi stesso ruolo della Renata D'Ambrosio. Intanto sovrapposizione a destra della Pochero che sembrava aver evitato il fallo laterale. Non è così per signor Rosario Caso della sezione di Nocera Inferiore. Graziana Pizzimenti dal campo per destinazione per la rimessa, cerca Martina Caiazza, no, trova la Barrella che di testa spizza, ma c'è pronta la Giuliano a far ripartire le sue. Si alza Rosario Amendola. Va a scambiare due chiacchiere col collega della panca della Nocerina. Sì, va a scambiare proprio due chiacchiere con la panchina della Nocerina. Intanto in spaccata il capitano Eusebio, ci eravamo persi l'azione, non ha trovato lo spunto giusto davanti alla Fedele. Ancora nazionale, Rico si accomoda il pallone sul sinistro, però la conclusione è da dimenticare. Si accordano i due tecnici, probabilmente c'è qualcosa da modificare. Negli scacchieri Renata D'Ambrosio sembrava dirigersi verso gli spogliatoi, non è così, torna verso la panchina, probabilmente rientrerà in campo. Intanto Barbieri davanti a sé, Federica D'Auria, il cross sembra invitante, non se intendono portiere e difensore. Pizzimenti sbroglia la meno peggio, ancora la nazionale, l'under 23 azzurrine che ritornano sulla Giuliano, catalizzatore del gioco quel numero 10 che adesso gioca in posizione arretrata. Talento interessante, non c'è che dire. Manuela Giuliano tra le più piccole, tra l'altro, in campo. Agosto 1997 per la numero 10. C'è un doppio cambio che si prepara per la Nocerina. Noi abbiamo 1-0 e 1-0-0 sulla nostra distinta in maglia rossonera. Intanto conclusione dal limite dell'area, che gol che infila il capitano Eusebio. 0-10, Eusebio al 42esimo. Classe 95 del Brescia, prossimo 4 luglio, 21 anni per lei. Ecco il doppio cambio. Entra la numero 19 Contaldo. Aspettiamo di capire chi esce. Esce subito la Caiazza per far posto alla, credo, numero 0. Contaldo. La 19, Raffaella Contaldo, entra poi, credo, con la numero 0 al posto della Caiazza. Entra Garofalo Esposito. Ancora un'occasione per la nazionale. Siamo un attimo confusi con la distinta. Intanto, per quanto concerne invece la numero 19, cerchiamo di capire al posto di chi è entrata, probabilmente della numero 18 Venditti. Dunque Contaldo.
completa, almeno spero, la lunghissima girandola delle sostituzioni, palla, conclusione parata da Noemi Fedele nella distrazione, insomma, di capire chi erano, chi sono le ragazze sostituite. Mellano, cross d'Auria, va a respingere ancora la Mellano. Giuliano, ancora un bel lancio preciso, Coppola di petto, limite dell'area, perde palla, Cuofano, poi Aufiero cerca di andarsene in velocità, Giuliano esce in bello stile, va a recuperare palla sulla sinistra, Enrico cerca la triangolazione con Barbieri, più volte l'aveva ignorata, la conclusione, ennesimo palo della Enrico e rete undicesima di Barbieri, che chiude anche le ostilità al 45esimo, anzi con qualche secondo d'anticipo, termina con il punteggio di 11-0 in favore dell'Under 23. La gara tra appunto le azzurrine del selezionatore Rosario Amendola e la Nocerina femminile del tecnico Alfonso Esposito. Un applauso va comunque tributato alle rossonere che, nonostante l'evidentissimo gap tecnico rispetto alle avversarie, hanno comunque onorato al massimo l'impegno, e allora brave, brave davvero le ragazze di Alfonso Esposito. Saluto di fair play al termine della gara a centrocampo, così come si usa in Serie D, tra l'altro. Mentre l'arbitro va a dissetarsi un po' sulla panchina della nazionale. Gli altri due ufficiali attendono il saluto, applauso, scambio di maglie, ecco il souvenir che arriva per le ragazze della Nocerina. Applausi per tutte a centrocampo, dunque giusto così. Il risultato lascia il tempo che trova in quella che oggi è una festa per le ragazze della Nocerina che si avviano a conclusione della stagione 2015-2016 nel girone unico di Serie C regionale in Campania. Dall'altra parte un buon allenamento per l'Under 23 femminile di Rosario Amendola, che ha approfittato anche dell'occasione per far ruotare tutte le sue effettive a disposizione, ma soprattutto per qualche esperimento dal punto di vista tattico. Noi chiudiamo qui la telecronaca, scendiamo giù in campo per raccogliere le opinioni delle ragazze, soprattutto magari quelle di marca rossonera, per insomma questa piacevole esperienza vissuta oggi allo Stadio San Francesco.